presentava una resa, insomma, che ci ha cercato in tutti i modi di vincere, anche se poi alla fine avete avuto la maggiore. Mi aspettavo sicuramente una partita difficile, io non credo mai alle partite semplici, al di là della posizione di classifica, quindi sapevamo che era una partita difficile e che ce la saremmo dovuta giocare con il massimo dell'attenzione e della determinazione. Purtroppo credo che sia stato sbagliato proprio l'approccio mentale alla partita. Ho visto un primo tempo da parte della mia squadra veramente sottotono. Nel secondo tempo ho cercato di fare degli aggiustamenti tattici giocando con una difesa a tre. Abbiamo subito reagito in maniera positiva e siamo riusciti a pervenire al pareggio. Nel momento in cui sembrava potessimo fare qualcosa in più, poi per un errore banale abbiamo subito il secondo gol, che obiettivamente in questo periodo pesa e pesa moltissimo, perché è un periodo non facile per noi. E di lì abbiamo indirizzato la partita sicuramente alla sconfitta. Mister, che cos'è che non va la sua squadra? Inizio campionato bene, sono ultime partite che sta cambiando qualcosa. Che cosa è successo? Una mentalità, perché poi la cosa è quella, voglio dire. Assolutamente. Quindi... sicuramente non è, come dicevo, non è un periodo felice, è una squadra che fa per la prima volta questo campionato tra i professionisti, probabilmente all'inizio sulle ali dell'entusiasmo, e nel momento in cui le cose non stanno andando bene probabilmente sta subendo a livello psicologico questa categoria, però credo che dobbiamo stare sereni, tranquilli, proprio perché comunque i punti accumulati prima ci hanno permesso, diciamo, di giocarci questo periodo negativo, però adesso bisogna essere bravi nella reazione. Bisogna essere bravi a capire che questa non è la strada giusta per arrivare a quello che è il nostro obiettivo. Visto e considerato, insomma, ci saranno le feste, quindi adesso ne possiamo parlare con apertura, con tranquillità. Si è incontrato con la società, per capire dove andare a stare, se restare, insomma, in questa squadra, per dare una quadratura definitiva, per rinforzarla. Se eventualmente c'è qualcuno anche uscito, dove ha trovato meno spazio. Noi la società è sempre presente, anche perché il presidente oggi era con me in panchina, il direttore sportivo, signor Pirrucco, ce l'avete alle spalle, è sempre presente. Abbiamo già operato sicuramente qualche situazione, infatti oggi eravamo una trentina, siamo venuti in 30, proprio perché comunque la ritenevamo una partita molto importante. Abbiamo sicuramente già fatto degli aggiustamenti e sicuramente una rosa non può essere così ampia, probabilmente qualcuno andrà via, come è normale che sia in una sede di calcio mercato, probabilmente qualcun altro arriverà ancora, però la società sicuramente è attenta a queste cose e soprattutto cercherà di fare quello che è nelle capacità, perché poi noi chiaramente abbiamo una società molto seria e sana che non può permettersi delle follie per accontentare magari qualche calciatore, che poi alla fine comunque siamo attenti ai bravi calciatori, ma ci servono sempre le motivazioni per giocare a calcio. Se non avete fatto un pareggio, pensate di vincere la gara a un certo punto? Ve l'avevo appena detto, io nel momento in cui ci siamo messi a posto cambiando modulo tattico siamo pervenuti al pareggio e per un momento abbiamo, secondo me, tenuto le reti in mano della partita, tanto è vero che l'avversa giocava ormai di rimessa e poi probabilmente nel momento più bello abbiamo subito quel gol, come dicevo, per un errore a centrocampo, su un'aggressione a un nostro giocatore che ha tenuto palla, c'è stata la palla allargata sull'esterno per il cross e il gol. Quindi ribadisco che in un momento sicuramente non felice andare due volte in svantaggio non è facile. Recuperare. Ok, grazie. A voi, arrivederci. Altrettanto.